Società ed impresa si stringono la mano per la sanità cittadina, previsti investimenti per il San Bassiano. Per una dimenticanza di 30 centesimi, turista paga la multa il triplo, ecco come difendersi dai comuni esattori. Tragedia a Paderno del Grappa, un 17enne perde la vita, era in sella alla sua Vespa quando si è scontrato con un'auto. Giallo in Russia, 25enne vicentina che studiava all'Università di Mosca, trovata morta nella sua camera da letto. Parte la campagna anti-influenzale dell'Ulss 3 di Bassano, distribuiti 23.500 vaccini. Vandali in azione cittadella rubano lo striscione di un neopapà che aveva preparato per la figlia neonata. Buonasera telespettatori, iniziamo il telegiornale questa sera con i fanti dell'Emerle perché gli scavi sull'altopiano sono ripresi. Grazie ai servizi di Rete Veneta, presso i soldati che hanno combattuto sul fronte troveranno una degna sepoltura. Come vedete, gli scavi sul monte Lemerle sono ripresi, iniziati circa 24 ore fa. In questo momento gli esperti, gli archeologi stanno terminando l'operazione, hanno recuperato i resti e i reperti che erano sepolti alle mie spalle. Un risultato ottenuto anche grazie alla battaglia portata avanti da Rete Veneta. I fanti dell'Emerle troveranno presto una degna sepoltura. La ditta incaricata di finire le operazioni di recupero nelle scorse ore ha ricevuto il nulla osta dalle autorità per tornare sull'altopiano. Gli scavi si erano interrotti improvvisamente, dopo che un privato, lo storico e scrittore Alessandro Gualtieri, aveva finanziato di tasca propria con 5.000 euro questa operazione. Dopo una giornata e mezza di lavoro era arrivato lo stop, eppure erano stati trovati diversi resti, tra cui tre tibie sinistre di altrettanti soldati caduti sul fronte della Grande Guerra. Ci sono voluti diversi mesi, ma ora la situazione si è sbloccata. La pressione e l'indignazione che montavano con il passare dei giorni hanno evidentemente sortito l'effetto sperato. In questo periodo i fanti della provincia di Vicenza hanno picchettato la zona. Devo solo, scusatemi se lo faccio, ringraziare tutti quei fanti che ultimamente ogni giorno passavano in questo luogo per ricordare e per fare una preghiera a chi 100 anni fa ci ha preceduto. Scusate, ma devo ringraziare 3 volte Rete Veneta perché con i loro servizi hanno mosso quelle autorità che sembravano in letargo. I fanti dell'Emerle, una volta ultimate le analisi tecniche sui resti, saranno tumulati con cerimonia solenne nel sacrario di Asiago. Io sono molto molto emozionato nell'assistere proprio quegli operai che lavorano per esumare quei fanti che 100 anni fa hanno dato la vita. Ora invece ci occupiamo di tematiche sanitarie. È stato presentato oggi al San Bassiano il neonato gruppo di imprenditori pronti ad investire per garantire l'eccellenza della sanità nel nostro territorio. Sanità e impresa si stringono la mano, intraprendono un cammino di innovazione e tecnologia puntando sulla qualità e proprio sull'eccellenza della cura dei cittadini. Accade a Bassano, dove un gruppo di imprenditori del territorio dell'Ulstre si sono riuniti per favorire il potenziamento delle attività sanitarie del San Bassiano, fornendo aiuti concreti a sostegno di iniziative di sviluppo e ricerca. L'ospedale diventerà sempre di più un luogo di alta specializzazione, di alta complessità, soprattutto dal punto di vista tecnologico. Oggi l'esempio, abbiamo fatto alcuni esempi di questa tendenza, e quindi i posti letto serviranno sempre meno, quindi è importante riuscire a far stare a casa il paziente, a garantirgli però la sicurezza delle cure e delle diagnosi. A sancire l'ufficialità del neonato gruppo il presidente del Veneto Luca Zaia, nel giorno in cui dall'Università di Roma Tor Vergata è stato assegnato proprio alla sanità della nostra regione il primato di qualità e virtuosità. E il San Bassiano ancora una volta ne è la conferma. Avere chi investe assieme a noi sull'innovazione, sulla digitalizzazione, che significa curare meglio i cittadini e farli stare di meno in ospedale, direi che è positivo. Lo dimostrano le tecnologie e le pratiche ospedaliere
ieri e di oggi. Abbiamo degli esempi eclatanti, ospedalizzazioni di una settimana 20 anni fa oggi si traducono in qualche ora da stare in ospedale. Sarà sempre più intensa la qualità delle cure, ovviamente a vantaggio del paziente. Bassano come Babilonia, la metafora del governatore Luca Zaia dopo la conferma dell'Ulstre nel riordino della sanità. Oggi Bassano si trova come Babilonia. I babilonesi, quando disegnavano la carta del mondo, quello che per loro era il mondo, facevano una sorta di schizzo un po' strampalato, ci mettevano un puntino e scrivono Babilonia. Babilonia è il centro del mondo. Penso che Bassano oggi sia il centro totale di tutti i nostri interessi. La UNS che abbiamo riconosciuto, la partita del tribunale che non saremmo messa via. Ma sentiamo allora i diretti interessati al progetto, medici ed imprenditori. Medicina e impresa dunque unite nel nome dell'innovazione, ma cerchiamo di capire a cosa serviranno i finanziamenti per il San Bassiano. I miei progetti sono orientati alla chirurgia, al mondo a cui appartengo, però l'idea è quella di avere una progettualità trasversale, territorio, area medica, area internistica, area delle urgenze, sulle diagnostiche. Questo perché diciamo che l'innovazione tecnologica è ormai trasversale. Una volta valutati i progetti vanno anche studiati perché possono avere delle ripercussioni positive e negative anche sul sistema, e quindi insieme alla direzione strategica valuteremo quelli che sono tutti i nuovi progetti proposti, verranno valutati quelli che sembreranno migliori e soprattutto condivisi con gli stessi imprenditori. A dare sostegno al progetto degli imprenditori anche l'Associazione Ospedale San Bassiano Onlus, per voce del presidente Teresa Cadore. La mission per la quale ci siamo battuti a volato alto è veramente una straordinaria giornata, che ci sia un gruppo così importante che ha raccolto questa mission. Per i grandi progetti ci vogliono grandi risorse, per cui molto bene, buon lavoro a tutte queste persone che ci credono e stanno investendo così tanto. Imprenditori in prima linea a supportare un ambizioso piano di innovazione tecnologica. Ci mettiamo a fianco alla sanità, però non vogliamo andare a insegnare niente a loro, perché loro lo sanno già fare molto bene il loro mestiere. Noi facciamo da supporto per un'idea nuova di portare tecnologia avanzata dove altri ospedali non ce l'hanno, e per portare un'eccellenza qua nel territorio che penso che ne abbia tanto bisogno. E tra gli imprenditori coinvolti anche Renzo Rosso. Abbiamo l'obbligo di tornare indietro quello che riceviamo, ma soprattutto noi imprenditori abbiamo molto più potere che le giunte comunali, che i politici, che i governi, perché possiamo decidere. Ed ora invece la cronaca con un 17enne che purtroppo questa mattina ha perso la vita a Paderno del Grappa. Era in sella la sua Vespa. Drammatico schianto attorno alle 6.40 di oggi in via Piave a Fietta di Paderno del Grappa. A perdere la vita Isaia Baccega, 17 anni, di Crespano. Per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale di Castelfranco Veneto, il giovane, studente dell'Istituto Alberghiero di Val d'Obbiadene, in sella alla sua Vespa, si è scontrato contro un Audi A4 Station Wagon condotta da un 52enne di origine marocchina residente a Vidor. Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista, prima dello schianto, stava effettuando un sorpasso e non si sarebbe accorto del ragazzo che sopraggiungeva dall'opposta corsia di marcia. La posizione dell'uomo ora è al vaglio degli inquirenti, non è escluso che venga indagato per il reato di omicidio stradale. Inutile ogni tentativo di rianimare il ragazzo, che all'arrivo dei sanitari del 118 era già privo di vita. Isaia, con una grande passione per la Vespa e la musica reggae, avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 15 dicembre. Ed ora invece torniamo a parlare del cittadino che per essersi dimenticato di pagare 30 centesimi di una multa ora rischia di pagare oltre 300 euro. Una storia assurda che con un po' di buonsenso si dovrebbe essere risolta diversamente. Per 30 centesimi credo che nessuno avrebbe contestato al comune alcunché. Il problema è che ci voleva un buon senso, sì, sicuramente sì, perché per 30 centesimi, 10 centesimi, e noi abbiamo visto dei comuni che in effetti non procedevano con il raddoppio quando c'era differenze per errore poi di 10 centesimi, un centesimo, tre. Ecco, quindi questa è un'opportunità che forse il comune ha perso di tenere un rispetto nei confronti dell'utente dal punto di vista, diciamo, sanzionatorio. Si può fare poco, anzi rischia di perdere ricorso questo cittadino. E purtroppo il problema sì, perché diventa un problema giuridico, la sanzione, se è versata in maniera insufficiente, ovviamente l'amministrazione può proporre, può notificare un raddoppio della sanzione. Diciamo, ripeto, è sempre una questione di buon senso. È chiaro che l'utente che intende ricorrere
potrebbe rischiare, perché il giudice potrebbe applicare alla lettera la norma e quindi rischiare un rigetto del ricorso. E chiediamo la vostra opinione su questa storia, quindi raccontateci le vostre disavventure e segnalateci le ingiustizie che avete subito. Con il seguente quesito: rapina all'arma bianca, per 30 centesimi il comune ne fa pagare 221 euro. Diteci la vostra opinione. Ora invece vediamo la cronaca con una ragazza vicentina trovata morta a Mosca. Sarcedo. Una ragazza di 25 anni, Giorgia Bernardele, è morta mentre si trovava a Mosca per ragioni di studio presso l'Università Statale per le Scienze Umanistiche. Il suo corpo è stato rinvenuto nella camera dello studentato dove risiedeva 3 giorni dopo la data del decesso. La polizia ha dovuto sfondare la porta della camera. Ora sono in corso accertamenti per stabilire le cause della morte. Il consolato italiano, che ha avvisato i genitori della ragazza originaria di Sarcedo, è in contatto con le autorità russe e conferma sta espletando tutte le pratiche per permetter loro di arrivare a Mosca quanto prima. Ed ora la pagina della sanità, anche l'ULS 3. Per l'ULS 3 è tempo di vaccini. Bassano. Sono in tutto 23.500 i vaccini acquistati dall'ULS 3 di Bassano per limitare i danni dell'influenza 2016-2017, che si annuncia peraltro più virulenta di quella dello scorso inverno. Oggi le dosi prenotate arriveranno in città, giovedì saranno in distribuzione negli ambulatori dei medici di base e dei pediatri del comprensorio, da venerdì saranno disponibili alla popolazione. L'azienda sanitaria di Bassano, tramite il Dipartimento Prevenzione, diretto dal dottor Antonio Stano, si è dotata di 17.000 vaccini tipo split trivalente destinati agli ultra 65 anni, di 5.000 dosi di tetravalente per le categorie a rischio a causa di varie patologie e per gli operatori sanitari e di 1.500 dosi di un vaccino particolarmente immunogeno per gli ospiti delle case di riposo. Ora invece andiamo in altopiano per una notizia che interessa tutti i residenti di Foggia. Foggia. Giovedì sarà attivo il servizio per la raccolta dei rifiuti non destinabili nei normali contenitori stradali. Lo scopo è quello di affiancare i cittadini nel conferimento di materiali ingombranti, elettrodomestici e computer e ridurre così il fenomeno dell'abbandono indiscriminato. Il servizio è gratuito per tutti i cittadini iscritti al servizio rifiuti, anche se non residenti, una volta all'anno e fino a un massimo di 4 pezzi conferiti. L'asporto deve essere prenotato al numero verde gratuito 800-247-842 da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Per quantitativi superiori è necessario concordare con ETRA una modalità di conferimento alternativa. E continuano i lavori di realizzazione della superstrada pedemontana e con essi anche i disagi. Occhio alle modifiche della viabilità. Bassano, altri disagi all'orizzonte per gli automobilisti. Domenica 6 novembre è prevista la chiusura temporanea del sottopasso di strada Cartigliana in corrispondenza della SP111 per permettere le opere di varo delle travi del nuovo ponte di quartiere Pre. Nella zona saranno indicate le deviazioni necessarie a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione, in particolare in questi punti: viale Alcide De Gasperi, nella rotatoria con via Monsignor Rodolfi, in via Monsignor Rodolfi all'incrocio con strada Cartigliana, in strada Cartigliana all'incrocio con via San Rocco, strada Cartigliana all'incrocio con via Colomba, strada Cartigliana all'incrocio con via Melagrani, strada Cartigliana all'incrocio con via delle Rose e in via dei Tulipani e poi tutte le laterali che si mettono nella stessa fino al confine con Cartigliano. Ora andiamo ad Asolo, dove questa mattina è stata firmata la convenzione tra Comune e Corpo Forestale. Nasce il nuovo comando stazione Asolo Monte Grappa, firmata questa mattina la convenzione tra il comune di Asolo e il Corpo Forestale dello Stato, comando provinciale di Treviso. Il comune di Asolo ha messo a disposizione del comando diversi locali nell'ex scuola primaria di Pagnano. Il comando della forestale si farà carico di tutte le spese delle utenze, compreso il riscaldamento delle stanze. Il comandante provinciale Alberto Piccin ha sottolineato l'esigenza di trovare locali più consoni all'attività operativa e istituzionale dei forestali, prima ospitati a Crespano, in un luogo importante e centrale del territorio. Da qui la scelta del comando di chiamare la nuova stazione Asolo Monte Grappa. E siamo allo sport. L'altopiano di Asiago sarà protagonista al prossimo Giro d'Italia. Per quanto riguarda il Giro d'Italia, c'è un'importante novità: i 100 anni del Giro? Beh, i 100 anni del Giro, ma soprattutto che a noi, grazie alla contrattazione che ha fatto la Regione sul percorso e sulla tappa, come ogni anno, a noi viene dedicata di fatto l'ultima tappa importante, che è quella del sabato, per poi avviarsi alla parata finale della domenica. Quindi anche una tappa importante, perché chi avrà la maglia rosa nella nostra tappa sarà vincitore del Giro.
Sentite un po' cosa è successo nella notte a Cittadella. Nasce la bimba, una grande gioia, tanto che il papà appende fuori dall'abitazione di Cittadella un enorme striscione colorato che racchiude tutta l'emozione nel dare il benvenuto alla propria creatura, un tripudio di rosa per salutare la piccola Andrea. Quello striscione deve essere piaciuto a tante, troppe persone, tanto che qualcuno ha pensato addirittura di rubarlo. Dalla sera alla mattina è sparito e il ladro è stato pure molto attento a non rovinarlo, perché il padre della piccola ha trovato le fascette che lo sorreggevano tagliate con le forbici. Ben comprensibile lo sfogo che l'uomo ha avuto appena scoperto l'anomalo furto e ha condiviso la sua rabbia attraverso i social network, chiedendo aiuto agli amici nel caso lo vedessero appeso nei dintorni. E ha concluso il suo appello con un'amara considerazione rivolta al ladro. Ha detto: «Mi hai tolto una sorpresa per mia figlia e il gusto di regalargliela di nuovo quando sarebbe stata grande». In serata si è comunque appreso che una ditta di Vicenza, leggendo l'accorato appello del neo papà, ha deciso di regalarne uno del tutto simile a quello trafugato. La cassa non vuole tagliarsi gli stipendi e le barricate anti-immigranti tra i temi in discussione questa sera a Focus con il nostro direttore Luigi Baccelli e gli ospiti che sono Ivan Palasco, Alessandro Montagnoli, Gianluca Schiavon, Roberto Campagnolo, Nicola Fragomeni, Stefano Marrone, Dio ti salvi, Perinna e Carlo Bisolle. Come sempre anche voi telespettatori potete partecipare alla diretta inviando i vostri sms. Ora vi lascio le previsioni del tempo, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. La vita a piccoli passi per fare grandi momenti. Mengotti, eccellenza nel Veneto dal 1889. Le previsioni per domani. Nella prima parte della giornata molto nuvoloso o coperto, durante il pomeriggio qualche parziale schiarita. In mattinata probabilità di precipitazioni in aumento, in prevalenza sparse, anche carattere di rovescio. Nel corso del pomeriggio graduale diradamento dei fenomeni. Temperature in diminuzione soprattutto in quota, con le minime raggiunte nella tarda serata. La vita a piccoli passi, per fare grandi momenti. Mengotti, eccellenza nel Veneto dal 1889.